come l'energia atomica, uno può usarla a fine di bene oppure usarla per fare una bomba atomica, cioè non è, la rete in sé è neutra. Sotto il cespuglio di capelli lunghi e ricci, il suo corpo era asciutto come il suo carattere, riservato, schivo. Gianroberto Casaleggio ha scritto l'Espresso era il guru della rete, di cui si sapeva tutto senza saperne niente. Ancora oggi Casaleggio per i più resta un mistero difficile da svelare. Io l'ho anche detto che in futuro probabilmente ci saranno due estremi, no? Che ci saranno delle dittature di carattere orwelliano in cui le persone pensano di sapere, in realtà non sanno nulla perché le informazioni che gli vengono date sono in qualche modo mutate, loro vedono qualcosa e genuinamente pensano che sia vero. Questo qua è l'estremo, l'altro è l'estremo della democrazia diretta applicata in ogni processo umano, in cui chiunque partecipa, chiunque è trasparente, chiunque può portare un valore. Per i suoi nemici era lo sciamano digitale del Movimento 5 Stelle. Per chi lo ammirava era un visionario alla Steve Jobs, uno di quegli uomini che sanno come cambiare il mondo. Nella sua visione la protagonista era la rete. La rivoluzione che aveva in mente Casaleggio l'aveva condensata per gioco, diceva lui, nel video Gaia del 2008. At the beginning of the 21st century, the fate of the world is still determined by Masonic, religious and financial groups. 130 of the most influential personalities of the world, the Bilderberg Group, have a private meeting every year to discuss the future of the world economy. Before the net, communication, knowledge and organization belong to the power. With the net, they belong to all the people. Nel 2013 Casaleggio stupì persino il gota del potere riunito al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Parlò di fine dei media tradizionali, di big data, di psicostoria. L'alone di mistero attorno a lui crebbe ancora di più e crebbero anche gli attacchi sulla rete. Ma il cuore del pensiero di Casaleggio è sempre stato lì, in quel video di pochi minuti che prevede il futuro dell'umanità. 2018. The world is divided into two main areas. The West, with direct democracy and free access to internet. China, Russia and the Middle East, with Orwellian dictatorship and controlled access to the internet. 2020. Beginning of the Third World War that lasts 20 years. Destruction of the symbols of the West. St. Peter's Square. Notre Dame de Reims, Sagrada Familia, use of bacteriological weapons, acceleration of climate change and rising of the seas of 12 meters, starvation, end of the fossil fuel era, reduction of the world population to 1 billion people. Più volte Casaleggio ha parlato di rivoluzioni, ha predetto scontri anche violenti, ma secondo Gaia, dopo l'Apocalisse, arriva la pace, sempre grazie alla rete. 2043. Grassroots movements emerge all over the world to manage local problems related to energy, food, environment, health. The planet is split into thousands of communities linked by the net. 2047. Everyone has his identity in a world social network created by Google called Earthlink. To be, you must be in Earthlink, or be not. No passport is required anymore. 2054. First world elections on the net. A world government called Gaia is elected. Secret organizations are banned. Every human can become president and control the actions of the government through the net. In Gaia, parties, politics, ideologies, religions disappear. Man is the only owner of his destiny.
Quando è diventato famoso per il sodalizio con Beppe Grillo, la vita di Gianroberto Casaleggio è stata passata ai raggi X. L'incarico di amministratore delegato di WebEgg nei primi anni 2000, la fondazione nel 2004 della Casaleggio e Associati, la collaborazione con Di Pietro e l'Italia dei Valori fino al 2010, poi, ovviamente, i suoi più grandi successi, il blog di Grillo e l'exploit dei 5 Stelle. Sempre dietro le quinte, sempre avvolto nel mistero. Forse ha ragione il suo amico Beppe Grillo. La visione di Casaleggio cominceremo a capirla solo adesso. Ci siamo. Ormai è stato compiuto un passo decisivo per microchippare tutta la popolazione mondiale. In passato vi abbiamo parlato della versione più evoluta del microchip, e cioè i Quantum Dot Tattoo, i tatuaggi quantici, più facili da far accettare alle persone. Ma visto che le informazioni corrono veloci sul web, molte persone si sono dimostrate avverse a questo controllo totale permanente. E quindi è stato sviluppato ed è già operativo il CoviPass. Cos'è? Quali vantaggi promette? E invece quali pericoli si possono intravedere? Lo vediamo. Dal sito inglese della società leggiamo: CoviPass, il passaporto sanitario digitale più sicuro al mondo. Basato sulla tecnologia brevettata, è stato insignito del sigillo di eccellenza dalla Commissione europea e utilizzato da vari progetti delle Nazioni Unite. Già qualcuno sentir parlare di UE e ONU come sponsor di questo progetto avrà fatto drizzare le antenne. Per la Commissione europea è una vera eccellenza, mentre l'ONU lo utilizza in vari progetti. Quali siano questi progetti non è detto, ma c'è poco da tirare a indovinare. Nulla di buono per i popoli. Sempre sul sito della società leggiamo: come passaporto sanitario digitale sicuro, CoviPass collega e visualizza un risultato del test Covid-19 che consente alle persone di tornare al lavoro e alla vita in sicurezza. Quindi, questo vorrà dire che nei prossimi mesi, forse settimane, per tornare al lavoro bisognerà essere dotati di questo pass che sa tutto di te ed esercita un controllo totale, come vedremo tra poco. Leggiamo ancora. CoviPass, accessibile biometricamente su un telefono cellulare o tenuto su un portachiavi o RFID, cioè identificazione a radiofrequenze, fornisce una porta d'accesso autenticata per servizi pubblici e sanitari e aziende per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Notate che qui si parla di cellulare, portachiavi o dispositivi RFID. Insomma, i microchip e i tatuaggi quantici sarebbero già predisposti per funzionare con il CoviPass. Andiamo avanti. CoviPass può integrarsi con tutti i produttori globali di test Covid. Durante questa pandemia globale, il mondo è alla ricerca di una soluzione sicura per conservare test, informazioni sulla risposta immunitaria e dettagli sulla vaccinazione per ora e per il futuro. Ecco, il CoviPass sa se sei vaccinato oppure no. E siccome, come dichiara la società stessa, per accedere in sicurezza sul posto di lavoro devi avere il CoviPass, se non sei vaccinato non puoi lavorare. Questo ovviamente per la sicurezza di tutti sul posto di lavoro, almeno così ci dicono abbastanza chiaramente. Si legge ancora: CoviPass è stato sviluppato per essere la soluzione di passaporto digitale della salute più sicura al mondo. Attraverso un accesso biometrico univoco, gli utenti possono accedere alle loro informazioni sulla salute e sulle risposte immunitarie. CoviPass facilita in modo sicuro il ritorno al lavoro e alla vita.
Il V-code può essere scansionato a distanza, in alcuni usi oltre 100 metri, applicato a dimensioni fino a 100 micron, scansionato con angoli di 170 gradi e presenta una correzione degli errori in cui il codice funziona ancora quando è parzialmente danneggiato. Insomma, inutile tentare di romperlo. Funzionerà ancora, anche a distanze enormi. Ci troviamo di fronte a un controllo totale di cui sarà difficile liberarsi in caso lo si voglia. Continuiamo la lettura. In termini di efficienza della velocità di scansione, V-Code è fino a 10 secondi più veloce rispetto ad altre tecnologie. Gli usi di V-Code spaziano a tutti i settori, dai pagamenti alla tracciabilità, misure anticontraffazione all'approvvigionamento delle identità. Sì, avete sentito bene. Il V-Code è utilizzabile in tutti i settori, anche se non soprattutto quello bancario, cioè del vostro conto corrente. Sì, sparirà il denaro contante e sarà tutto digitale, o meglio, virtuale. Oggi c'è, domani non c'è più. Sim sim salabim, l'elite, in veste di moderno mago Silvan, possono far sparire il conto corrente delle persone scomode. E altro di peggio. Leggiamo ancora. CoviPass è un passaporto sanitario digitale sicuro che visualizza la cronologia dei test Covid-19, la risposta immunitaria e altre informazioni sanitarie pertinenti. CoviPass può essere utilizzato come porta d'accesso autenticata per i servizi pubblici, le aziende e i loro dipendenti chiave per aiutare nella gestione di un luogo di lavoro sicuro. Mentre l'onboarding di una nuova organizzazione sanitaria potrebbe richiedere in genere mesi, CoviPass riduce il tempo a 2 minuti, consentendo la convalida istantanea dei dettagli dell'identità del personale, la formazione DPI e le valutazioni del fit test. CoviPass può essere scansionato fino a 3 metri di distanza, garantendo in modo sicuro il rispetto delle misure di distanza sociale. La tecnologia VST Enterprises consente a CoviPass di essere utilizzato con test per Ebola, SARS e MERS e di confermare informazioni relative a problemi di salute sottostanti, dettagli ICE, farmaci e dispositivi di protezione individuale autorizzati al lavoratore chiave, al fine di tornare in sicurezza al lavoro e alle interazioni sociali. È essenziale disporre di informazioni sanitarie aggiornate e autenticate. CoviPass è una soluzione sicura, brevettata e affidabile che può raggiungere con successo questo obiettivo. La tecnologia CoviPass è certificata dalle Nazioni Unite e reca un sigillo di eccellenza della Commissione Europea. Per coloro che non sono avvezzi alla tecnologia, in parole povere, il CoviPass utilizza il sistema V-Code, come abbiamo già in precedenza letto dal loro sito ufficiale. Altre informazioni sul V-Code le leggiamo sempre da lì. V-Code consente a qualsiasi utente di ottenere informazioni istantanee in movimento, sia in ambienti online che offline. Quindi, hai voglia di spegnere il cellulare, sarai sempre tracciato, anche in movimento. Concludiamo leggendo: assegna in modo sicuro qualsiasi forma di informazione al tuo V-Code. Il V-Code può archiviare qualsiasi cosa, dai dettagli dell'identità, in caso di informazioni di emergenza,
cartelle cliniche, metodi di pagamento, numeri di registrazione delle auto, dettagli dei biglietti da visita, collegamenti ai social media e molto altro ancora dallo stesso codice. Insomma, tutto sotto controllo. Ma di chi? Una fonte britannica esterna afferma che conserva i tuoi dati su un server centrale gestito dal governo e usa il GPS per tracciare i tuoi movimenti. Infine, altra cosa preoccupante, questa stessa fonte dichiara: la società Circle Enterprises, CPE, spedirà i passaporti sanitari digitali in 15 paesi in tutto il mondo, tra cui Italia, Portogallo, Francia, Panama, India, Stati Uniti, Canada, Svezia, Spagna, Sudafrica, Messico, Emirati Arabi Uniti e Paesi Bassi. I primi passaporti inizieranno la spedizione dalla prossima settimana. Ovviamente l'Italia, dopo la Gran Bretagna, non poteva che essere al primo posto nello sperimentare le diavolerie dell'elite sulla pelle del popolo. Siamo tra gli unici 15 paesi al mondo ad avere questa fortuna. E siccome l'articolo è dell'11 maggio, i primi Covid Pass devono già essere stati spediti nel silenzio generale. Forse è il caso che ci attiviamo tutti a diffondere questo video, nell'interesse altrui, ma anche nostro personale.